Buonasera a tutti. Faccio la parte seria. Allora, praticamente da novembre dell'anno scorso, qui il nostro presidente Bersacqui Keita ha deciso anche, diciamo così, la sua cacca in generale, ha deciso di cambiare leggermente quelle che sono la struttura, la procedura del meeting di studio. Prima studiavamo proprio il goscio, il vero goscio, quello scritto da Shonin. Adesso ci introduciamo da questo mese fino a quando poi la sua cacca deciderà di cambiare l'altra procedura con gli insegnamenti orari del Decidente Shoni, che secondo me sono i momenti più profondi e molto più belli, perché sono quelli degli ultimi anni di vita del Decidente Shoni, quando erano in esilio sul Monte Pinobu. Gli insegnamenti orari semplicemente è una raccolta di quello che sono gli approfondimenti del Sutra del Loto. Tra parentesi, il nostro presidente Bersacqui Keita dice che nel XXI secolo, dove ci sono guerre a non finire, guardate le ultime che stanno, quello che ci sta, israeliano-palestinesi, eccetera, eccetera, l'approfondire la profondità dell'insegnamento del Sutra del Loto è basilare. E quindi questa raccolta è stata poi raccolta, questo gioco di parole, da Nico Shonin, uno dei più fedeli discepoli, il successore, si può dire, dai Shonin, e questa raccolta fu completata nel 1278 e poi venne chiamata anche Ongidu Kuden, cioè proprio la raccolta di insegnamenti orali. Quindi noi stiamo studiando proprio quello che sono le parti fondamentali del Sutra del Loto, iniziando appunto dal Nammyo Renge Kyo. E questo è, diciamo, il cappello. Non c'è un cenno storico, come si faceva nel Gosho, ma questa è la storia di questa raccolta di insegnamenti orali che inizia da questo mese per altri mesi. Pregherei il Kalinsky di prendermi il tempo perché di solito io sono piuttosto polpettonico. Le riflessioni che mi sono venute a me facendo questo studio. Allora, intanto anche il mese in se stesso, però spesso in questo studio si nota quanto sia importante e quanto volte ci viene ripetuto questo discorso fra la pratica del maestro discepolo. E di quanto sia importante, di quante volte ci viene ripetuto, l'importanza di cosa mi lo fa. Cosa mi ha acceso a me questo qui? Allora, ce lo sentiamo dire spesso che la pratica ha tre aspetti fondamentali: fede, pratica e studio. E la pratica, a sua volta, si divide in due parti, cioè la pratica per sé e la pratica per gli altri. Cosa vuol dire quando parliamo della pratica per gli altri? Vuol dire che noi stiamo cercando la nostra felicità in un modo o in un altro, ma che vogliamo ampliare questo discorso di felicità anche a chi ci sta vicino. Allora, mi è venuto da riflettere un attimino, no? Su questo discorso, mi dirà, vabbè, grazie al cavolo, cioè è una vita e se ne parla, sì. Però invito a riflettere anche voi. Quando parlo di felicità, la mia felicità e la felicità con gli altri, secondo me è fondamentale che nel mezzo ci sia una cosa, che è la fusione fra me e gli altri e quindi il noi. Su questo penso sia pacifico. Perché mi è venuto questo pensiero? Perché probabilmente se stasera voi siete qui, è perché avete trovato difficoltà con questo noi, sto dicendo io, per mille motivi, per il tempo, perché ci avete da fare, perché magari ci avete persone non sopportate, perché magari ci avete chilometri da dover percorrere, però questo noi non si è fuso, non si è materializzato. Anche con le domande che io ho fatto la prima sera del pre-incontro, diciamo. Le prime quattro domande io le ho lasciate a vostro uso e consumo, perché possa essere un momento di riflessione per voi stessi. Ma la quinta domanda, e ho voluto sapere la risposta, per me era importantissima. Cioè, cos'è che voi vi aspettate? Perché solo su questa base si crea un noi.
e veramente facciamo una fusione. Quindi, io ho ascoltato le vostre risposte. Le vostre risposte, bene o male, erano tutte indirizzate a perché questo noi lasciamo stare me e il TP Zoom, ma perché questo noi esistesse lì dove vivete. Quindi mi chiedo, se per voi questo noi doveva esistere, però per un motivo o per un altro non si è realizzato, dov'è l'inghippo? Dov'è che c'è qualcosa che non ha funzionato, no? Ora, chiaramente, qui stiamo a fare uno studio buddista e parlerò di cose buddiste. Però mi garberebbe fare una riflessione su questa cosa, cioè sul perché in noi non si materializza o non si è materializzato. Allora, io ho delle mie convinzioni personali che non sono dogmatiche e che le vado a dire, che ci siano responsabilità che riguardano i membri, responsabilità che riguardano i responsabili, responsabilità che riguardano l'organizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per me non è tanto importante trovare la responsabilità del perché, ma imparare guardando gli errori che hanno fatto gli altri e ci hanno, diciamo, impedito di essere noi, e gli errori che abbiamo fatto noi che ci hanno impedito di essere noi. Riflettendo su questo, a me è venuto l'illuminazione, no? Qual è il noi? Come si raggiunge il noi? Io potrei dire che potrei fare un elenco di regole, ovviamente mie, ma secondo me la regola principale è una, e una soltanto, perché se si applica questa, parliamo. Parliamo, dialogo. Parliamo sempre. A costo di rompersi le palle, parliamo. Perché ogni volta che non parliamo, ogni volta che ci pare di aver capito qualcosa e ci ha dato fastidio, abbiamo visto un'azione che ci risulta un po' strana, si è sentito qualcosa e non ci è piaciuto. Per noi in confronto a una persona che stava parlando in quel momento, come sto facendo io con voi, quindi anche dopo parliamone, se quello che sto dicendo vi lascia qualcosa. Affrontiamole queste cose, affrontiamole pezzo per pezzo, passo per passo. Il problema più grosso, spesso e volentieri, è proprio che non manca il dialogo. E se noi invece abbiamo il coraggio di affrontare il dialogo, perché il dialogo è una cosa su cui Keda ha spaziato in maniera incredibile, cioè forse è una fra le prime cose su cui picchia sempre più forte. Parliamo. Parlando ci troveremo, e parlo della mia esperienza, nella condizione in cui ci rendiamo conto che ci siamo fatti un film in testa tutto nostro, e magari parlando alla persona, quella voleva dire tutta un'altra cosa, e questo è un'ipotesi. Come d'altra parte, si può parlare con quella persona, si era benissimo capito. Invece il film era giustissimo. Abbiamo avuto una regia perfetta, ma non ci torna quello che sta facendo questa persona. Col dialogo noi, se non altro, capiamo le motivazioni per cui e del perché questa persona sta facendo determinate azioni. Se non ce l'abbiamo, non c'è mai un noi. Non so se sono stato chiaro su questo argomento, spero di sì. Comunque, poi mi faccio prendere dall'enfasi. Torniamo a quello che dicevo prima. Probabilmente non esiste un noi a volte, anche perché è una responsabilità dei responsabili, quando eravamo membri, perché non c'è chiaro cosa vuol dire propagare il buddismo. Perché noi l'abbiamo chiarissimo quando cominciamo, cosa vuol dire la propagazione, perché troviamo una cosa bella, una cosa che ci interessa, una cosa utile, una cosa che ci affascina, diamo gli aggettivi che si vuole e si propaga. Dopo un po'
Questo si spezza, non so come mai, ma c'è un meccanismo che si spezza perché ci viene insegnata una cosa diversa. Allora, ritorniamo alle nostre origini, a quello che sentivamo i primi giorni che abbiamo cominciato a recitare. Propagare il buddismo non vuol dire consegnare Gonzo. Non vuol dire avere un numero in statistica. È la cosa che dicevo prima. Propagare il buddismo vuol dire cuore a cuore, cercare di essere felici noi e rendere felici gli altri. Non importa se ci mettono un anno e mezzo a prendere il Gonzo, fregatevene. Ora probabilmente sarò radiato dalla Soka Gakkai, ma fregatevene. L'importante è che queste persone sentano in voi un riferimento, un qualcuno che ha battuto una strada che loro hanno da battere e che vogliono seguirlo. Questo dovete essere. Tu mi dirai, Maurizio, va. Cazzo fai? Ci parli come se si fossero responsabili tutti, no? Siete tutti responsabili. Ognuno di voi è responsabile della propria felicità, come sono io della mia. E ognuno di noi, è responsabile della felicità di chi ci sta accanto. Quindi ci vuole un metodo per arrivare a questa cosa qui. Quindi parliamo, parliamoci, parliamo tra di noi, creiamo un noi, facciamolo vivere questo noi, perché tanto non c'è niente che dà più forza dell'unità. Io non l'ho mai trovato. Questo mi è venuto dopo. Ultimamente sento spesso girare una frase che cita più o meno così: in fondo ci si deve sempre alzare da soli. Allora, io non la discuto, magari è vera, magari è giusta, forse un po' spartana, sicuramente forma samurai. Ok. Ma rifletteteci anche su questa frase, perché è una frase bella, una frase d'effetto, ma rifletteteci perché. Se io un giorno dovessi cadere e per qualche motivo fossi troppo arrabbiato, disilluso, ferito, o anche perché solamente sono stanco e non avessi voglia di rialzarmi, io spero che ci sia una delle vostre mani tese verso di me, magari accompagnate anche da un dai, Mauri. Tirati su, vedrai che ce la facciamo, ce la facciamo. Perché sarebbe importante per me. Non è importante solamente tirarsi su, in quel momento è importante lo spirito. Allora, questo è quello che piacerebbe a me. Se dovesse succedere a qualcuno di voi, nel noi che dicevo prima, state sicuri che la mia mano ci sarà. Toglietemela, levatemela, ma io vi aiuto a rialzarvi. Poi se non la volete, è una scelta vostra, è giusta, io non la contesto, ma deve essere una scelta sempre nostra. Ci sono dei tempi, Marco, mi chiedo perché sono andato di qui e di là già due Non avevo il coraggio. Hai altri 2 minuti, dai. volte. No, no, ma io vi direi che il concetto base che volevo esprimere, che è quello che è venuto fuori da me, è chiaro, perché l'ho detto 15 volte: dialogare, parlare, costruiamo noi, siamoci l'uno per l'altro. Allora, non è detto che tutti noi siano disposti a essere sempre presenti per tutti, ma ci mancherebbe. Non è una mancanza di qualcuno di noi. C'è chi lo farà, c'è chi non lo farà. Chi se ne frega? Non è quello importante. L'importante è avere dei riferimenti che sai. E a me piacerebbe essere uno di quei riferimenti. Che se te c'hai un problema e mi chiami, io magari non ti posso rispondere subito perché sto lavorando, magari non ti posso rispondere subito perché sto alzando la vecchia e c'ho a casa insieme a Carla, ma ti richiamo e sono lì poi, appena possibile, per parlare.
Come d'altra parte dico, se quello che faccio a qualcuno non torna, sta sul cavolo. Sto facendo uno sforzo anche perché c'è te, se no poi mi rompo. Non è gestito nel migliore dei modi. Fatemelo presente. Io sì, sono, e lo disse la puntata scorsa, sono uno che. Probabilmente fra la frusta e la carota sono più per la frusta, però non sono per maloso, io sono per il dialogo, magari mi incazzo, ma quando ho finito di incazzarmi, amici, no come prima, più di prima, perché ci siamo chiariti. Va bene, 2 minuti. Allora, visto che per il momento ci abbiamo segnale, passerei subito la parola a Samantha. No, allora, per quanto riguarda questo studio, dico quello che mi ha colpito. Allora, ci sono state diverse cose che mi hanno colpito. In primis è stata questa. Quando Toda, che per chi non lo sa è il nostro presidente della Soda Acai, a una riunione ha detto che, ha dichiarato che lui avrebbe realizzato cose Rufo. E a un certo punto dice: io farò questo. Chi non lo vuole fare, chi non riuscirà a farlo, i codardi se ne possono alzare e andare, i coraggiosi, cioè avanzate. E io, riferito alla propagazione, al parlare di buddismo, cioè mi sono resa conto di quante paranoie noi ci facciamo a parlare alle persone di buddismo perché magari siamo invadenti, perché abbiamo paura del giudizio, cioè tutte queste seghe mentali, quando poi, paranoie, quando poi alla fine, cioè noi cosa facciamo? Diamo uno strumento alle persone per essere felici. Siamo quelli egoisti perché si dice io sono felice, però non, il desiderio che si dovrebbe avere è il desiderio di donare la felicità a questa persona. Cioè, e quindi alla fine, se ci si pensa, siamo quasi egoisti perché ci facciamo un sacco di paranoie, quando alla fine noi gli diamo uno strumento per essere felici, desideriamo la loro felicità. Quindi non ci dovrebbero essere tutte queste paranoie, questi dubbi, cioè si dovrebbe parlarne quasi come... Come avevi detto una volta, cioè quasi come se si distribuisse quasi volantini, cioè fatta una persona decidere se voler comprendere di più questo strumento o se magari non è il momento e vedremo poi, insomma. E poi ho risentito dire anche un'altra cosa di recente, che ho sentito dire: ma chi siamo noi per poter diventare i maestri delle altre persone? Non abbiamo abbastanza conoscenza per poter diventare maestri delle persone. È vero, cioè non è che dobbiamo essere i maestri delle persone, noi dobbiamo sostenerle, supportarle, come ha detto Babbo, dobbiamo incoraggiarci tra di noi. Noi quello che dobbiamo fare è: quindi, toh, io ti do questo strumento per essere felice, poi fanne che ti pare, cioè se ti andrà di approfondire, io non sono nessuno per insegnarti niente, se ti andrà di approfondire, noi è anni, cioè io dal 2013, cioè qui è pioniere e ha costruito il Kaizen Accidente, cioè quindi di conseguenza ci sono persone che ne sapranno sempre più di noi, però cosa facciamo con queste persone? Gli diamo, cioè se avranno voglia di approfondire, poi approfondiranno per conto loro. Un'altra cosa che mi ha colpito tanto di questo studio, e che vi dico la verità, io non lo sapevo. Allora, è intanto di ricordarci che è una pratica per le persone comuni, cioè quindi chiunque può essere felice, tutti siamo degni di essere felici e di poter realizzare i propri sogni, i propri obiettivi e star bene. Poi, un'altra cosa che mi ha colpito è che io non lo sapevo, la mia Renge Kyo è costituito da Nam, che è in sanscrito, e Myoren Ge Kyo, che è cinese. Cioè, io non la sapevo questa cosa nella mia ignoranza, io l'ho scoperto con questo studio. Ma secondo me, poi riflettendoci, è bellissima questa cosa, perché quando, cioè, è stata, come si dice, no, creata questa frase, quando è stata, bravo, Sembrava fuso. tutte queste cose.
sono state unite proprio per rendere l'idea che sarebbe stata poi una legge universale, cioè sono state unite insieme due culture così diverse, cioè per dare vita a un'unità, non so come spiegarlo, a un qualcosa che poi si è fuso insieme, ha dato vita a questa cosa per rendere l'idea di quanto questo insegnamento sia universale, accessibile a tutti. Quindi niente, volevo dire. Grazie. Se qualcuno ha qualche domanda perché ho detto qualcosa che non è stata compresa, qualche parola specifica, ditemelo. Tutto chiaro. Dialogo. Però ditemelo con tatto, sono sensibile e No, sono no, chiaro. la differenza di basso. Mi collego io a Samantha, visto che ha detto una cosa che ha colpito anche me. A me di questo studio hanno compito due pezzi. Il primo è una frase, e la leggo papale papale. La propagazione è la vita di una religione. Allora, visto che questo studio tocca tantissimi punti, li tocca però non li approfondisce, li lascia così un po' in sospeso. Allora l'ho letto tutto d'un fiato e ho detto, vabbè, vediamo dove mi porta questa riflessione. C'è una frase che dice che è una pratica che è dedicata a e basata su. La dico proprio stretta così. Quando è stato il momento di leggere basata su, io ho pensato a com'è che la propago questa legge. Perché se penso a propagarla in termini di, come diceva Samantha un po', no, adesso, di indottrinamento di conoscenza, forse arrivo dove arrivo. Nel senso che posso conoscere tanto, posso conoscere poco, ma se questa fede non la incarno, probabilmente sono un mero contenitore di conoscenza, il che non è esattamente quello che io vedo come propagazione. Però ci penso spesso a questo, perché quando Samantha adesso diceva di Nam e Kyore, e Myoren e Kyo, in realtà a quel tempo in decina erano tutto l'universo conosciuto in qualche modo, no? Pensare in un'ottica del genere, avere un'ambizione così grande, giusta, ma grande, di pensare che il dialogo potesse poi far espandere ai limiti, perché è una legge che comunque trascende la vita e la morte, cioè è al di sopra di queste parti, e potesse essere portata fino a noi, è una cosa che mi colpisce, perché se io penso allo studio in sé, a me non piace tanto il raccontare, tra virgolette, quello che leggo, perché poi quello che leggo lo leggiamo tutti in qualche modo, quindi. Ma quello che poi mi influenza e che decido di portare nella mia vita. Io mi sono fatta questa domanda perché c'è proprio scritta. A un certo punto dice, posso davvero andare fiero del mio comportamento? Sono davvero libero dal dubbio nella profondità del mio cuore? Ecco, questa domanda, che poi è successiva alla frase di Toda dedicata a basata su, mi ha fatto riflettere parecchio. Perché se io ricordo e continuo a pensarlo, a che cos'è che ti spinge, e lo diceva Samantha adesso, secondo me, per quello che dico chiarissimo, ad andare avanti, è quello che dicevano entrambi, la presenza. Cioè, no, Ikeda non ha basato tutto sul dialogo perché è uno scellerato. È perché il dialogo è una delle dinamiche e della realtà, delle relazioni più difficili. Se noi pensiamo a qualcosa di lontano da noi, è molto semplice dire, ma sì, c'è un bellissimo concetto del buddismo che parla del mutuo possesso dei 10 mondi, quindi vuol dire che se io ho tutti i 10 mondi co-presenti, ho anche intrinsecamente presente in me la buddhità, e come ce l'ho io, ce l'ha Marco, ce l'ha Samantha, ce l'ha e ce l'ha la persona che lontano anni luce da me, sta facendo qualcosa che io non condivido, che per me è profondamente sbagliato. Quindi qualcosa di forte, qualcosa di violento, qualcosa che è lontano dalla nostra filosofia, dalla nostra religione. Però quando lo porti nel quotidiano, è dentro di noi che noi facciamo le guerre. Perché le facciamo con le questioni quotidiane, con chi abbiamo vicino, con le piccole dinamiche che ci accadono tutti i giorni. Sui massimi sistemi siamo bravissimi a fare discorsi. È quando poi lo portiamo nel concreto del quotidiano che a volte ci dimentichiamo che noi siamo Bodhisattva della Terra, ma esattamente come Nichiren. Era un essere comune che si è risvegliato, anche noi abbiamo questa possibilità. Però nelle dinamiche quotidiane spesso ce lo dimentichiamo. Perché mi sono fatta questa domanda? Perché, per quanto mi riguarda,
C'è il dubbio, non la incarniamo fino in fondo, cioè fino in fondo a volte non ci credo che c'è, perché se lo credessi fino in fondo non si insinuerebbe il dubbio e soprattutto quelle che sono difficoltà e quelle che sono problemi non risulterebbero problemi e difficoltà, perché se qualcosa ho capito in questi 3 anni è che la nostra situazione, la nostra, direbbe Marco, rappresentazione teatrale, ce la scegliamo noi. Noi veniamo in questo mondo, in questo momento, e scegliamo non le difficoltà che incontriamo, le scegliamo. Quindi, se sono quelle che scegliamo, c'è un motivo, perché sono quelle le piccole guerre. Dico guerra perché è una parola che adesso purtroppo si sente parecchio. Sono quelle le cose da cui dobbiamo partire per propagare il buddismo. Cioè, dimostrarlo quotidianamente che possiamo, in una sfida costante, attraversarla quella cosa, illuminarla e trasformarla. Queste sono, secondo me, le 3 parole bellissime del buddismo. Non spostarla, non cancellarla, non annullarla. Le sofferenze esisteranno sempre, però noi possiamo trasformarle. E a me questa cosa colpisce sempre. E quando Maurizio prima diceva, sento spesso la frase rialziamoci da soli. Allora, secondo me, se il buddismo fosse nato come una religione unidirezionale, unilaterale e da vivere in isolamento, non si parlerebbe di propagazione e tantomeno di dialogo. Io non credo che nessuna pagina di quello che studiamo ci siano delle parole scelte a caso. Le parole sono scelte con accuratezza e hanno Ikeda, quando ha scritto determinate cose, Nichiren prima. E quando lui riprende e dice certe cose, quando leggiamo Buddismo Società, non leggiamo lo studio, ma nelle parti prima c'è una marea di roba meravigliosa, e anche in quella dopo, che ti fa riflettere. Se usano queste parole c'è un motivo. Come fai a propagare una cosa se non parli? Come si fa a pensare che se non parli, quindi non fondi la tua vita, la dedichi a che cosa? E qui c'era la distinzione nello studio, no? La dedichi alla persona, la dedichi alla legge, va bene. Bello, però lo leggete da soli, cioè nel senso, come diceva Samantha, ti do e tu, perché poi c'è chi lo fa più con la pratica, c'è chi lo fa più con la fede, c'è chi fa più con lo studio della sua trasformazione umana, ma io non sono nessuno per dirgli no, tu per fare questa cosa devi studiare un'ora, no, però un'ora dovresti sostituirla con la pratica. Lo sappiamo tutti che la voce, la nostra voce, intesa come Nam-myoho Renge Kyo, è l'essenza del Sutra del Loto, se no la raccolta di insegnamenti orali non partirebbe con quella roba qui e non si chiuderebbe con quella cosa qui. Avrebbero scelto altre parole. Ma le parole propagazione e dialogo, secondo me, sono la base del nostro buddismo, che non a caso è una filosofia ed è un buddismo dell'umanesimo, cioè siamo tutti in grado di realizzarlo. Il nostro compito, secondo me, che siamo illuminati, quindi siamo diversi in questo caso, diversi nel senso buono. Siamo diversi da chi non è illuminato, perché alcune cose le leggiamo in maniera totalmente diversa. È quello che diceva Samantha, è dire, ok, io ho imparato questa cosa qui. È importante per me questa cosa? Sì. Io la credo una cosa bella, una cosa importante, appunto. Allora, che cos'è che mi spingerebbe a non condividerla? E la condivisione, se non si fa col dialogo, e per dialogo intendo non soltanto il esserci per chi ne ha bisogno. Maurizio diceva, io ci sono, io sono un'altra che c'è, senza dubbio. Sono una persona presente per chi vuole la mia presenza, per chi non la vuole, tanti amici come prima, ma nel senso, però ci sono. Cosa ci può essere di più difficile che essere buddisti? Cioè, nell'arco della giornata lo trovi cosa fare, insomma. Sì, però anche lì è quello che diceva Samantha prima, è una scelta. Perché se io mi pongo un obiettivo, e di questo ne parlavamo la volta precedente, cioè io non è che posso però raccontarmela su dopo e dirmi no, però Cristina, insomma, non hai tempo, cioè tesoro, non hai tempo perché di recitare un'ora no, e di incontrare questa persona no, di rispondere a quest'altra persona no. Io voglio diventare la legge che incarno, se no per me me la sto raccontando e io non voglio raccontarmela assolutamente. Per cui mi faccio tutta un'analisi interiore, questo studio me lo riporto a me e dico, tu Cristina, davvero hai una legge così forte e salda come quella che poteva avere Todd in carcere, come quella che poteva avere tu ce l'hai davvero questa cosa qua o sei insinuata dal dubbio? Sono umana, quindi sono insinuata dal dubbio. Però so che tu, avendo questa visione delle cose, posso io essere ad oggi
diventare quello che vorrei trovare. E io penso che sia questo il buddismo, cioè diventare quello che vuoi trovare. Posso rialzarmi da sola se lo scelgo, ma posso appoggiarmi a qualcuno dei miei compagni di fede? Sì. Mi piacerebbe essere quella persona, sì, allora lo devo fare. Cioè devo incarnare le cose in cui credo e io penso che gli studi siano fatti per questo, per portarle nel quotidiano, metterci in discussione, farci superare limiti, tendenze, difficoltà e aprirci a un dialogo, a una propagazione che secondo me non è soltanto, come diceva Samantha, ha ragione, parlare di buddismo. Perché poi ognuno ci parla in modo suo, c'è chi ha più fatica, chi meno. Però alla fine, quando tu vedi una persona che la incarna la legge, la riconosci, non è che devi tanto girarci intorno. Cioè, se quando senti qualcuno, quando parli con qualcuno di fronte alla difficoltà, e qui ce ne sono tante di persone così, perché io ne conosco tante personalmente, che quando hanno una difficoltà ti rispondono sì, ma vedila così, prova a guardare più in là, illumina questa cosa qui. E nelle difficoltà ci sono, beh, questo è il meraviglioso, secondo me, mondo del buddismo. Ed è quello che io credo ci sia da portare fuori. Ho finito. No, perché ho visto, ho detto, c'è la mano alzata, di solito mi mettono il timer, ma ho finito. Questa è la frase che mi ha colpito, e l'altra, e poi ho finito. Trascendendo ogni differenza etnica, Fa anche dei culturale limiti. e religiosa, e religiosa, e regionale, con questo in mente, Regionale. regionale, c'è scritto così, con questo in mente, mentre ero esiliato sull'isola di Sado nell'ultimo giorno della legge, i Daishonin predissero la trasmissione del buddismo verso Occidente. Cioè lui era nelle difficoltà più totali. No, io mi dimentico spesso questa cosa, che le difficoltà, se mi capitano, è perché io sono assolutamente in grado di affrontarle. Però nel fattaggio, intanto che ci sono, diciamo che a volte mi dimentico. Lui l'aveva già predetta che questa cosa sarebbe successa, se non oggi siamo qua è perché qualcuno si è messo lì, ci ha voluto credere fino in fondo, ha parlato, ha dialogato. Io mi ricordo le frasi dei Gosho in cui dicono che Ikeda parlava con chiunque. Cioè parla con chiunque, ha girato il multimondo, cioè è andato ovunque, ma ci hanno creduto fino in fondo a questa cosa, l'hanno incarnata, cioè nel momento di difficoltà hanno detto ok, quando sei di fronte al vinco perdo, cosa scelgo di essere? E io questa è la riflessione che mi voglio portare fuori da questo studio. Allora, io vi voglio raccontare una cosa, vado così a pane e fuvaroli come sono abituata io. Quando ho cominciato a praticare 11 anni fa, tutti quanti poi mi chiedevano ma che significa Nammyo Renge Kyo, no? E io dicevo, spiegavo la frase che mi hanno spiegato a me, io dedico la vita alla meravigliosa letteratura del loro, no? E quindi una svoltata poi per tanti anni dicevo così. E poi ho cominciato a fare questo studio questo mese, no? E c'era proprio il punto che diceva che cosa significa Nammyo Renge Kyo, dedicare la propria vita al Buddha e credere con tutto il proprio essere. E mi sono fatta questa domanda. Ho detto, Anna Maria, ma tu ci credi veramente a questo Nammyo Renge Kyo con tutto il tuo essere? E mi sono risposta che a volte mi faccio prendere da dubbi, no? E quindi ho cominciato a credere con tutto il mio essere, senza dubbi. Quando ho fatto così, tutte le situazioni negative che stavo vivendo, perché ne vivo un bel po' durante la mia vita, si sono trasformate, perché io ho preso consapevolezza con tutto il mio essere che sono Nammyo Renge Kyo e che posso affrontare tutte le situazioni, come diceva Cristina, no? Certe volte noi ci dimentichiamo del potere immenso che abbiamo nella nostra vita, no? Ci facciamo sopraffare da problemi. Quindi io quello che voglio ricordare da questo studio è proprio questo fatto qua, che quando crediamo con tutto il nostro essere, senza il minimo dubbio, perché il dubbio poi si insinua facilmente certe volte, no? E quando crediamo proprio al 100%, senza dubbi che questa cosa si può fare, si fa, perché io sempre mi sono detta, no, anche prima di praticare, ho detto sempre, ma io che posso dare a me stessa e agli altri nelle condizioni in cui sono, no? Perché comunque vivere con una disabilità al giorno d'oggi non è facile. E quindi io spesso mi faccio prendere dal dubbio, dico, che posso dare agli altri, a me stessa soprattutto, perché certe volte mi sento proprio incapace di dare a me stessa pure. Annuncia.
Siccome qui forse se si esclude l'ex Torre Preziosa non ti conosce nessuno, cosa vuol dire per te la disabilità? Essere Allora, per disabile? me la disabilità prima valeva a dire sconfitta, no? Io quando mi sono accorta che comunque questa disabilità era esistente, per me significava essere sconfitta, significava non poter fare. Poi ho cominciato a praticare perché una mia amica mi ha fatto shakubu con la mia migliore amica perché non mi sopportava più, e quindi io ho cominciato a credere nella mia vita che nonostante la disabilità potevo essere come veramente volevo, potevo fare, e quindi il Daimo, la pratica corretta, tante cose mi hanno dato la consapevolezza che io potevo fare e soprattutto potevo essere chi volevo al di là dei limiti. Cioè io quando ho cominciato a praticare e prima avevo molti dubbi su quello che potevo fare. Poi praticando ho realizzato di tutto e di più, una laurea, tante cose. Cioè, anche quando andavo all'università io mi sentivo incapace di poter fare, di potermi laureare. Quando ce l'ho fatta non ci credevo, perché questa pratica, lo dicevo oggi a un corso che sto facendo, questa pratica mi ha dato proprio la consapevolezza che io potevo riuscire in tutto quello che volevo, mi ha dato la capacità di sentire la mia forza al di là delle limitazioni del mio fisico, perché quando hai un fisico limitato come il mio, che fortunatamente è limitato solo per metà parte, ti domandi tu che puoi fare, e invece con il mio Rengekyo senti che anche se tieni il fisico sgangherato, anche se non ce la fai, tieni mal di schiena, ce la puoi fare perché tu sei più forte di tutto, sei la mia Rengekyo. Io quando mi risveglio a questa consapevolezza che sono la mia Rengekyo, nonostante il mio fisico, è una cosa bellissima, perché cioè, sento una potenza proprio dentro di me che non si può descrivere. Quindi io sono molto contenta di praticare, perché la pratica mi dà proprio il fuoco quotidiano, la gioia quotidiana che si può trovare solo così. Cioè, tutti quanti mi dicono: ma come sei bella, ma come sei gioiosa. È tutto il Daimoku, perché io facendo Daimoku vado a pulire proprio dentro quelle che sono le mie impurità. Perché io, cioè, senza Daimoku sarei una bestia, no? Perché cioè, mi vedo proprio nera. Invece con il Daimoku tutti i giorni vado a pulire questo specchio. A volte rimangono delle macchioline, no? Perché io mi sento sempre a volte faticante, però poi quando mi determino, ci sono quelle giornate, no, che mi determino fortemente di potercela fare, e ce la faccio lo stesso. Questa è la cosa bella, che con Daimo Rengekyo, anche se non pensi di farcela, comunque ce la fai. Basta, mi chiedo, che sono andata pure oltre. No, passo subito Grazie. la parola a Marco, però volevo dire una cosa perché secondo me è importante. Noi si sente tanto spesso, cioè perlomeno chi fa i corsi di formazione, PNL, crescita personale, eccetera, eccetera, eccetera. Se vuoi, puoi, le limitazioni non esistono, esistono solo nella tua mente. Io le ho sentite tante volte e ne ho fatti tanti e ancora ne farò, eh? Cioè non è che rinnego. Però, te li fai così? Cazzo! Annuccia. E non ho un termine, come si potrebbe, politica ricorrente, quelle minchiate che si usa ora. È sulla sedia a rotelle, è una disabile che ha due coglioni così, e non perché c'è qualche guru che gli ha detto ce la puoi fare. Beh, ha trovato tutto dentro di sé col Daimoku. E ho detto tutto, mi chiedo e passo la parola a Marco. Questa è il vero vissuto. I discorsi che portavi in vento. Prego, Marco.
Tutte le cose che lei scrive mi dà una forza sostanziale, anche le frasi che io magari non conoscevo, le frasi del Gosho, eccetera, non è una disabile lei, sono io disabile. Sono io il disabile perché sono io il disabile che non colgo alcune cose che mi dà questo Daimoku, che mi dà questo buddismo. Noi diamo tutto per scontato, Annuncia non dà tutto per scontato, Annuncia trova la forza da sé. Nessuno l'ha, diciamo così, l'ha obbligata a fare quello che sta facendo. Ah, è un vulcano. E quindi per questo io sono grato a lei, ma non per piaggeria, ma ci siamo anche detti a volte, no? Ti ricordi, Annuccia? Ecco, una cosa che volevo sottolineare, che mi trova concorde con tutto quello che avete detto voi, eccetera, eccetera, col dialogo, perché qui si sta parlando, ragazzi, si sta parlando per quello che leggo io, ma poi dopo mi approfondisco meglio, le famose le tre caratteristiche che contraddistinguono il buddismo, no? Sono facilissime, perché quando sono tre, cioè che il buddismo non è una cosa marziana, non è aliena, ma è della gente comune, di tutti noi, che è sulla relazione maestro-discepolo e soprattutto che incarna la filosofia del rispetto della vita. Quando fu il Sutra del Loto, era un sutra che fu accusato da qualche tempo fa di non essere troppo filosofico. Con questi insegnamenti orali, con Nammi Rengyokyo, il Nichiren Daishonin ci vuole dimostrare a tutti i costi che non solo è filosofico, ma è molto profondo. Forse fa anche molta paura questo, perché è una introspezione dentro di noi che è devastante, no? Che ti deve scoprire te. E quindi il Nammi Rengyokyo, che comunque è principalmente il dedicarsi a questa cosa e dedicarsi a noi stessi per far felici gli altri, che è la mia, diciamo così, il mio spot quando faccio Shakobuku, e non lo faccio spesso Shakobuku, perché io, mi collego, diceva Maurizio, non si fa Shakobuku perché devo scrivere un qualcosa, una statistica, anche se io come responsabile mi stanno sfracassando i. Però lo faccio perché e poi lo vedi quando uno ci crede a quello che dice. E non è che dico vieni che ti porto in un posto fantastico. E quindi il discorso che stiamo in questo intraprendendo è un'altra cosa, il dialogo. Io sono d'accordissimo col dialogo, ma allora pensate, questo forse l'ho detto 50 volte, non mi interessa. Pensate al 1200, al 1300, quante possibilità c'era di dialogo a quanto ce n'è ora. Perché qui, ragazzi, stiamo parlando di una persona che è rimasta, ha avuto due esili, ha avuto di tutto quello che poteva avere, e nonostante tutto si è battuto, ha lottato, forse ci è morto anche per dialogare, per cercare il dialogo con i suoi discepoli, con il mondo. Noi, che abbiamo la fortuna di avere non solo di andare in presenza fisica, non solo di avere questi strumenti che sono, secondo me, vitali, necessari, perché tutti voi, io non avrei mai conosciuto, non conoscevo Samuele, non avrei conosciuto Domitilla, Agnese, Cristian, eccetera, eccetera, Cristina. È il dialogo profondo fra le persone, e si aggiunge questi scopi, cioè l'incontro. Se gli israeliani e i palestinesi si stanno ammazzando perché sono 60-70 anni che non c'era dialogo, si odiano da sempre, da quando sono bambini, si odiano. Le guerre nascono anche soprattutto per questo. Soprattutto. E qui non va a meno il rispetto della dignità umana, va a meno il fatto che sia della gente, perché qui sembrerebbe che, come lo era stato prima il buddismo, che eoni di anni fa si poteva diventare Buddha. E il Daishonin che ha reso tutto rivoluzionario, non eoni anni fa, subito, ora, ma ci devi credere e soprattutto devi agire per tal senso. La voce è uguale a quella del Buddha, cioè l'azione è quella del Buddha. Non basta semplicemente recitare Nammi Rengyokyo, bisogna anche metterlo in pratica e riconoscere quello che i nostri maestri hanno riconosciuto in tutti questi anni e ci hanno insegnato, cioè la propagazione non fine a se stessa, la propagazione sincera. La propagazione, perché io mi sento che la mia esperienza, che quello che sto facendo io, che mi sta portando a un percorso di evoluzione umana, io lo voglio anche condividere con te. E
E magari un percorso accidentato perché ci sono 300 ostacoli e ci devono essere ostacoli. Però siamo sempre qua. E quando siamo sempre qua, vuol dire che comunque noi ci crediamo a questo. È una persona che magari non ha questa possibilità. Il dialogo, il parlare, l'ascoltare, e per me non è facile ascoltare, per deformazione sia mia mentale ma anche professionale, è No, peccato fondamentale. perché non capisci, è quello il problema. Esatto. Ma io infatti era un assist perché qualcuno mi dicesse qualcosa, sapendo che quel qualcosa era lui, non poteva essere altrimenti. Se avrebbe detto qualcosa di detto a Cristina, mi incazzavo, ma con Vito, ma tanto. Quindi è questo. Poi chiudo veramente dicendo semplicemente questo. Lo studio non vuol dire, non significa essere intelligenti. Lo studio vuol dire conoscenza. Conoscenza profonda di quello che si fa. Certo, prezzerei che qualcuno non potesse pensare anche leggere, certo, se no non si andrebbe da nessuna parte, però la conoscenza fa parte di queste cose che noi, partendo dal disegnamento dell'anima e Gosho, tutto quello che noi studiamo, ci rimanessero dentro di noi, li cogliessimo per quello che sono un'opportunità che dei maestri ci hanno lasciato a rischio della loro vita. E qualcuno c'è anche morto, guardate Makiguchi. Qualcuno c'è anche morto perché combattesse, perché questa idea andasse ancora avanti. Cogliamo questa opportunità, l'abbiamo, propaghiamoci come stiamo facendo in questo momento. Dice bene Maurizio, dialoghiamo, parliamo, scorniamoci, ma da amici, da compagni di fede, rispettiamoci. Ha bisogno di una mano, ci sono. Io, per fare quello che faccio, come fa Terry, come fa Samantha, insomma, io non chiedo niente. A me fa un piacere enorme andare a pigliare Paolo. Perché io e Paolo siamo diventati amici enormi, ma non perché vado a pigliarlo. Perché io so che do la mano a lui, lui darebbe la mano a me. E questo deve essere così, ragazzi: l'interscambio. Io sicuramente qualcuno mi dà la mano, ma io non posso tirarmi indietro se lo posso fare, se sono le mie possibilità. E lo faccio parecchio volentieri, mi ci preoccupo anche se quel giorno a Paolo non posso andare a prenderlo. Allora io chiamo e sento se qualcuno può fare. Quindi questo non vuol dire il buddismo del furbino, oppure il buddismo della persona che si aspetta qualcosa. Noi ci dobbiamo aspettare da noi grandi cose se le facciamo con sincerità. E soprattutto se ci battiamo per questa cosa. E quando noi diciamo a una persona sono buddista, a parte la fierezza e l'orgoglio di dirlo, bisogna anche dimostrare di esserlo. Perché se no, questa persona, e ci ha messo già il timer, siamo a 57 secondi, 56, 55, poi dice di lui, ma lui ha fatto un tempo. Quindi ragazzi, mi raccomando, dialogo. Grazie. Basta, perché a me in vita mi sta antipatico. Prego, Cristian. Ok, allora, per quello che ha detto Marco, gli do completamente ragione. In fondo è molto importante, secondo me, studiare, cioè, è molto importante recitare avere la voglia poi anche di studiare, di approfondire l'argomento, in modo che se magari siano dei dubbi, delle cose che non sono chiare, diciamo, è molto importante riuscire a chiarire questi dubbi che col passare della pratica si arrivano a schiarire sempre di più. Non credo che lo studio deve essere un qualcosa per, ad esempio, studiare per recitare o per comunque senso di dovere. È una cosa che deve sorgere spontanea, come un qualcosa che fa molto piacere, secondo me. Ecco, voglio essere meglio di quello che sono, quindi cerco di trovare un argomento di studio. Voglio cercare di migliorarmi sotto questi aspetti e quindi cerco un argomento di studio. Così è sul buddismo, ma applicandolo, oltre al buddismo, lo possiamo applicare anche in tutti gli altri settori della nostra vita dove notiamo che abbiamo magari alcune carenze di qualsiasi tipo. Possiamo applicarci per migliorarci sempre più, espanderci in qualsiasi settore.
E per la domanda che hai detto te, Maurizio, la quinta, se non sbaglio, e mi aspetto che la gente qua si unisca con un intento unico. L'intento unico qual è il nostro? È cose rufi, ok? Con le buone, con le cattive, voglio, no, con le cattive no, aspetta, ricordo, con le buone vogliamo arrivare ad ottenere la pace mondiale. Ok, questo è l'intento di tutti. Cioè, si fa un qualsiasi cosa, si mette in pratica un'azione o un lavoro per poi arrivare all'intento di cercare di mettere sulla propria vita un qualcosa che rimane per sempre. Questo qualcosa che rimane per sempre, ecco, la tentazione di voler appunto cercare di far sorgere la pace nel mondo. Per quanto riguarda la condivisione, io condivido molto ogni giorno anche sui social, oltre comunque per strada, quando vedo degli amici, delle amiche in difficoltà, cerco di aiutarle, ok? Magari facendole iscrivere al canale o comunque sia mettendogli una buona parola del buddismo. Su internet devo stare un po' attento a quello che scrivo perché sono molto visualizzato e ho paura che ci siano dei conflitti tra religioni, però le frasi di Cheda sono sempre le prime a condividere sul mio profilo ogni giorno. Ogni giorno e incoraggiare anche tutti gli altri membri di tanti altri gruppi abbastanza numerosi. Credo comunque che qua ci sia una certa stesso corpo, stessa mente, ecco, se non sbaglio. Quindi abbiamo sì, e qua lo vedo anche un gruppo comunque più coordinato, più pulito anche a livello di dialogo, più bello sicuramente farci parte. E una volta che facciamo parte di questo gruppo, poi, ma anche in altri gruppi, è sempre fondamentale la condivisione, con altre persone, ecco, dei nostri ideali con altre persone, nello studio con altre persone, per poter realizzare i nostri obiettivi. Come avete detto voi, da soli, si combina ben poco, ci vuole un'unione, come abbiamo già detto. Oggi, ad esempio, ho trovato su internet una frase molto che mi è piaciuta tantissimo, veramente molto, ed è questa: se qualcuno, come voi, avete fatto sul canale, che aiuta a superare una situazione difficile, non è un aiuto, è volersi bene, è amarsi. E quindi questo per me è molto importante. Approfitto per ringraziare tutti, non l'ho fatto prima ovviamente per non interrompere e lo fai col gesto. Bellissima l'esperienza di Anna, Anna Maria, ecco. Caspita, che cosa è Rufu, che propagazione, che input, grazie veramente. Per quello che hai detto. E poi tappati le orecchie, Maurizio, ma io ho sempre il Kaneski che mi spinge a delle riflessioni pazzesche, quindi ringrazio anche lui. Stavolta lo posso fare in maniera pubblica e non Guarda, solo. più uno fra me e te, perché Malviti è gelosissimo, contro io lo dico. e via. E vedi? Sei già cavolato. Dico questo visto che sono le 10:40. A questo punto il meeting di studio è finito. Chi vuole andare a letto è liberissimo. Ci vediamo la prossima volta. Fate così con la manina, così lo metto su YouTube. Chi vuole trattenersi e parlare del più e del meno, liberissimo di farlo. Però il meeting è ufficialmente finito.